Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi parliamo di news di pochi minuti fa per quello che riguarda ovviamente il nostro Fortnite. Come sapete ragazzi, mancano pochissimi giorni al termine, eh sì ragazzi, della settimana numero 5. Questa stagione ragazzi sta veramente veramente volando. Vi ricordo, mi raccomando, fate tutte le sfide della settimana nella settimana in cui vi viene chiesto di farle per sbloccare finalmente il nostro spaccatutto. Questa ragazzi sarà una settimana molto molto importante per Fortnite e per tutti i giocatori perché arriveremo al termine con l'ultimo tassello della missione spaccatutto disponibile non appena termineremo tutte le sfide. Quindi sapremo sicuramente qual è quel personaggio misterioso che ancora nessuno ha capito. Cominciamo ragazzi a parlare intanto di queste sfide nuovissime per la settimana e dopo ragazzi lo Xyuderino ha trovato anche il wallpaper della settimana 6, quindi quello sfondo che ci danno quando finiamo tutte le sfide e che ci permette di prendere la stella segreta. Allora, il primo è molto semplice ragazzi, cerca consegne di rifornimenti. 3, ne dobbiamo trovare 3. Una volta, ragazzi, c'era una missione nella stagione numero 3 che diceva cerca un chest, una cassetta degli attrezzi e un airdrop. Invece questa volta solo 3 airdrop da trovare, non tutti nella stessa partita, 5 stelline del pass battaglia. Andiamo avanti, infliggi danni agli avversari con fucili a pompa. 1000 in totale, quindi come al solito alcune sfide vengono modificate per quello che riguarda l'arma o ad esempio se parliamo della mappa del tesoro, la location, ma comunque i valori da dover raggiungere sono sempre quelli, quindi 1000 danni con i fucili a pompa. Terza sfida, sempre quella da 5 stelline, cerca dei forzieri. Allora, non si è capito se nel lago o a sponde del saccheggio, perché se fosse cerca forzieri a sponde del saccheggio dovreste guardare per forza nelle due fabbriche che ci sono dove ci sono le sponde. Se si trattasse invece di cerca dei forzieri nel lago dovete andare nella casa, quella in mezzo al lago, o altrimenti nelle isolette che si sono formate un paio di settimane fa con l'update 4.2. Ce n'è una lì vicino che ne ha ben due, ce n'è un'altra che è quella che praticamente vedete dalla casa guardando verso Acri Anarchici che ne ha dentro un altro. Quindi mi raccomando, 7 chest come al solito da trovare per ottenere 5 stelline del pass battaglia. Ultima delle sfide facili, spruzza sopra a differenti poster di Omega o Carburo. Questa ragazzi era una missione che doveva essere disponibile settimana questa, quindi la settimana 5. In realtà avranno avuto dei problemi con il nostro spray, dobbiamo andare a dipingere sopra i poster sparsi per la mappa. Molto molto divertente. Cominciamo con quelle difficili ragazzi. Ovviamente la mappa del tesoro non poteva mancare. Cerca tra un parco giochi, un campeggio e un'impronta. Abbiamo già capito ovviamente dov'è l'impronta perché ce n'è una, non ce ne sono altre, ce n'è una nel gioco, quella del dinosauro, guardando la mappa in basso a sinistra, da qualche parte lì ci sarà la stella della nuova mappa di questa settimana. 10 stelline, un livello del pass battaglia gratuito. Avanti ancora, eliminazioni con le mitragliatrici silenziate. Dobbiamo farne due ragazzi, quindi con l'unica mitragliatrice silenziata che abbiamo, verde o blu, dobbiamo, o bianca ovviamente, killare due nemici e via altri 10 stelline per il pass battaglia. Ultima, ma non meno importante, elimina nemici a corso commercio. Quindi ragazzi, come
come sempre, non è importante l'arma che utilizzate, 3 kill per avere l'ultima sfida da 10 stelline. Ma non è mica finita qua, ragazzi, ve l'avevo detto all'inizio del video che ho trovato un'immagine che sembrerebbe essere, e credo che sia, quella segreta della settimana numero 6. Ve la voglio fare vedere, ragazzi, mi rimpicciolisco un pochettino così non vi do fastidio, ed eccola qua, sbadan! Questa, ragazzi, dovrebbe essere il wallpaper della settimana numero 6. Come vedete, davanti a noi la bellissima, meravigliosa Wonder Woman con i capelli rossi che beve del tè insieme ad Omega, e sullo sfondo, sulla destra, come vedete, la nuova skin della pianta carnivora che è lì che guarda il cellulare. Notiamo anche, ragazzi, in questa immagine che ci sono due membri dell'esercito cromo che in realtà sembrerebbero essere solamente degli attori, come in realtà tutti sono, ragazzi. Non era i supereroi il tema, ma era il cinema, e durante le riprese di questo film che riguardava i supereroi è caduto un meteorite, quindi hanno messo due eventi che sono accaduti contemporaneamente per la stagione numero 4. L'avete vista, ragazzi? Dai che l'avete vista, ragazzi! Qua è nascosta la stella segreta, ragazzi! Se non l'avete ancora vista, vi aiuto io! Basta solo guardare a destra, ragazzi! Basta solo guardare un pochettino a destra, adesso ve la tolgo dallo schermo e poi ve la rimetto un pochettino più in grande. Eccola lì, ragazzi! Eccola lì, la stella segreta della settimana numero 6 si trova esattamente sul tetto del nuovo camion del ristorante che è stato spostato e che adesso, se non ricordo male, troviamo a Boschetto Bisunto. Mi sembra che l'abbiano messo lì, una volta invece era a Corso Commercio. Dico una stupidaggine, fermi tutti, dico una grande stupidaggine, ragazzi, è a Spiagge Snob. Lo possiamo vedere, ovviamente, perché dietro c'è la base del nemico. Scusatemi, quindi è a Spiagge Snob, in mezzo tra il coltello e la forchetta, lì, la state già vedendo, ci sarà la stellina segreta della settimana numero 6. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo sempre un bel like e non dimenticate di iscrivervi al canale, perché qui ci sono sempre aggiornamenti su Fortnite e su Fortnite Mobile. Noi ci vediamo in live. Ciao!